2 anni. 2 anni non sono nemmeno tanti, non per un uomo, ma per uno youtuber che alla fine è sempre un uomo. Però se ti metti a pensare che sei 2 anni che giochi, registri, monti, carichi video, rispondi ai commenti, ti incazzi con YouTube, ti incazzi con gli iscritti inattivi, allora sì, cazzo, sembra davvero tanto tempo. Non ho mai avuto molti iscritti, molte visualizzazioni, troppi commenti, ma era bello ogni volta cliccare sull'icona di YouTube fra i preferiti e vedere che fra i messaggi c'era qualcuno che ti aveva scritto, gli era piaciuto un tuo video. Oppure aprivi la tua gestione video e vedevi che alcuni dei tuoi avevano superato le 1000 visualizzazioni, o addirittura erano arrivati a 50.000, come nel caso delle canzoni che, seppur male, mi mettevo a tradurre. Oppure rivedevo il mio video sulla mia casa di Minecraft, che anche quello, chi l'avrebbe mai detto, aveva raggiunto tante visualizzazioni. E una lacrimuccia scendeva, perché la mia voce era diversa, io ero diverso. Facevo anche video di merda qualche volta, ma tuttora riguardandoli non riesco a cancellare, nonostante non mi piacciono più. Fanno parte della mia storia. Guardare un po' i video su YouTube che ho fatto durante questi 2 anni è un po' come pensare alla mia vita, insomma, perché nella vita, come nei video, si è visto come sono cambiato, si è visto come facevo i video, come li faccio adesso, come parlo con chi mi segue, come lo facevo allora, come gioco anche. Ed è bello vedere che si cresce in tutti i sensi. Oggi sono 2 anni con questo canale. 2 anni fa caricavo il video messaggio di Disavventure di Gian Ruffo, in cui spiegavo che avevo per sbaglio chiuso il mio vecchio canale e avevo aperto questo. Ma dopo questi anni c'è il bisogno di cambiare, magari non si ha più il tempo e la voglia di fare video. Le poche visualizzazioni, nonostante tutto il lavoro, danno da pensare. E molti nella mia situazione chiuderebbero il canale, ma a me non mi va. Preferisco ottimizzarlo. Non ho più la testa da fare video su YouTube, ma non ho nemmeno forse la forza di chiuderlo. Quindi ciò che voglio fare è magari evitare di iniziare tantissime serie, oppure caricare troppi video che magari possono sembrare fatti anche abbastanza male, buttati lì. Le cose è meglio sempre farle poche fatte bene che tante fatte male. Quindi chiudo questo video con questo pensiero. Con questo pensiero continuerò a fare video. Diventerò famoso? Resterò poco conosciuto? Non importa, continuerò con una delle mie passioni: giocare e fare video. Perché il successo non arriva da solo, su YouTube come nella vita. Impegnarsi a fondo ti dà la possibilità di diventare grande. Ma potresti anche rimanere quello che sei, nonostante tutta la strada che percorri. Perché la vita è una scommessa che fai con te stesso.